Mi sento come un oggetto. Un oggetto, non un corpo. Non un essere umano, un oggetto. Lasciato qui. Dimenticato qui. Anche se molti sanno dov'è. E quindi, quando vogliono, vengono a prenderselo. Se no, lo lasciano dov'è. Dice che non mi ricambia. L'ultima volta che si è degnato di guardare questo corpo, questo oggetto, che lui ha ripetutamente scopato, dentro il quale ha urlato, ha sudato, ha goduto, ha detto che non mi ricambia. Ha detto che mi vuole bene, sì, che mi vuole molto bene. Però non come gliene voglio io. E se n'è andato così, senza aggiungere nient'altro. Io ho aspettato per giorni che quel telefono squillasse, che lui tornasse, anche senza amore, guarda, anche senza sentimenti, anche solo per sentirlo un'ultima volta gemere dentro di me. Però lui non è tornato. Allora io sono stata 2 settimane senza vestirmi, senza mangiare, senza parlare. Poi una sera ho deciso che sarei uscita e mi sono vestita molto provocante. Sono andata in un locale per soli uomini e ho deciso che da allora sarebbero stati molti gli uomini che avrebbero goduto dentro di me. Ho deciso che sarebbero dipesi da me, perché non avrebbero più trovato una che lo fa così. Sono brava, sai? E sembra sempre che mi piaccia. Sembra sempre che mi piaccia. Dai. Spingi, dai. Fammi vedere quello che sai fare. Dai, che lo sento che ti si sta ingrossando. Fammi vedere di cosa sei capace, dai. Trattami male. Dimmi che sei un porco. Dai, fammi male. Fammi vedere quello che sai fare, dai, dai, sfasciamela, sfasciamela, io lo so che ti piace, lo so che sei un porco, sei un animale, fammi vedere quello che sai fare, dai, dai, su così, che lo sento che vieni, che lo sento che ti piace, eh? C'è la mia psicologa che mi dice che dovrei imparare a volermi un po' più bene, magari. Dice che magari mi devo rendere conto che ci sto anch'io, no? Che ci sono anch'io presente, che bisogna guardarsi allo specchio e sorridere. Come no? Tanto io non sento più niente, non sento io le loro lingue, le loro bocche, le loro... Non sento niente, quindi... Poi mi faccio anche un po' pena quando torno a casa, eh? Però oramai va bene così. Forse va bene così. Allora, io mi chiamo Stella Novari e ho 32 anni. Io porto un pezzo mio che ho fatto in un altro spettacolo ed è la storia, cioè non è è un monologo di una donna, diciamo, la storia di una donna. E niente, studio teatro da quando avevo, cioè da 14 anni circa, e esperienze di cinema, a parte una piccolissima cosa quest'anno con Maria Sole Tognazzi.